Buongiorno ragazze, cioè buonasera per me almeno. Benvenuti in un nuovo video. Questo video sarà un mix di alcuni prodotti finiti e alcuni tre prodotti che ho acquistato oggi. Per prima cosa volevo farvi vedere il mio lavatoio di capelli, anche se... Scusate, allontaniamo un po'. Non si vedrà molto adesso perché purtroppo sono a fine serata, quindi si sono un attimino stropicciati. Comunque li ho un pochino tagliati e scalati. Se vi ricordate prima erano pari, invece adesso vedete hanno un bel movimento. E insomma, diciamo, la parrucchiera, insomma, che mi ha acconciato, mi ha dato la forza, perché sono quelli che dicevo non me li tagliare, non me li tagliare, non me li tagliare. E le ha detto guarda, prova a cambiare così ti dovrebbero stare bene altro tipo di capelli. Quindi ringrazio tanto e ci tenevo anche a salutarla e a fargli un po' di pubblicità, fra virgolette, che si chiama Erika del parrucchiere Arte, Arte con l'accento sulla E, che per chi è di Firenze magari penso conoscerà perché si trova all'interno della Coop di Ponta Greve e appunto boh, mi piace tantissimo questo parrucchiere, c'è sempre andata la mia migliore amica, io non c'ero mai andata. E oggi sono andata a accompagnare, ho fatto vabbè perché no, voglio fare anche qualcosa. E niente, mi sono trovata bene, c'è veramente tantissime parrucchiere dentro e è molto molto carino come salone, quindi mi sono trovata bene. E appunto ringrazio Erika perché mi ha fatto questo taglio, mi piace veramente tanto, mi hanno fatto tutti i complimenti, anche il mio ragazzo, quindi sono stra mega contenta, quindi grazie mille, penso che appunto tornerò da voi altre volte per il fatto che è veramente vicino a casa e mi sono trovata tanto bene, quindi piccola parentesi, scusate, però volevo ringraziare, mi ha fatto tanto piacere. Ah, riapro la parentesi, ovviamente non è sponsorizzato, ho pagato io i miei soldi, era giusto una cosa, insomma, mi faceva piacere ringraziare, ecco tutto qua. Poi, niente, altra cosa volevo farvi vedere, scusate, mi rizoomo un po'. Ok, è che ho ricambiato il piercing, cioè, vediamo che si storge, vedete? Ho messo lo smile finalmente più basso perché prima avevo quello per il primo mese che per iniziare a far guarire insomma il piercing e ora ho messo questo lì che vedete è quello classico, però non mi sta molto dritto ma credo sia normale proprio. Quindi mi piace tanto anche se il mio ragazzo mi odia e mi schifa per questo, perché a lui non piace per niente però se la vi... ormai ho pagato i 40 euro ce l'ho speso e me lo tengo. Comunque, scusate la parentesi, comunque iniziamo subito. Insomma, boh, fatemi sapere se vi piacciono i miei nuovi capelli. So che non sono stravolti completamente, però comunque per cambiare ci voleva. Comunque, allora, vi faccio vedere. Ho pochissime cose finite e pochissimi acquisti, quindi ho pensato di fare un video unico per chiacchierare un po'. Allora, perché sicuramente altre cose che ho terminato sono state buttate via, perché magari i miei, come al solito, non si ricordano di lasciarmele da parte. Comunque, volevo considerarvi. Consigliarvi tantissimo questo shampoo della testa nera Gliss Hair Repair con cheratina liquida, hyaluron filler, lo shampoo, scusate come al solito la luce che spara flescia. Comunque è questo qua per capelli con poco spessore, ha un profumo, non lo so dove siano usarlo per capire la bontà, è veramente buono e a me non, cioè dà veramente spessore ai capelli, io me li sentivo molto più spessi e dava un pochino di, come si può dire, un po' di gonfiore, ma non tipo crespo, cioè non lo so, faceva veramente stranamente l'effetto che dice di fare. Io in realtà questi li avevo presi la mia mamma, però io comunque ho già capelli abbastanza spessi, quindi me li sentivo ancora più spessi e quasi mi turbavano come cosa, però come posso dirvi, vale la pena perché è buonissimo e poi ti rimane un profumo nei capelli, ragazza, che cosa pazzesca, quindi questo vi lo consiglio davvero tanto. Poi il mio shampoo preferito è questo qua della Lavera, che appunto vi avevo già mostrato, mannaggia la luce, non so se lo vedete, della Lavera, ed è questo con shampoo trattante e ristrutturante capelli strapazzati e secchi. E con questo qua mi ci trovo sempre bene, ne ho già un altro se non mi sbaglio, costicchia perché viene sui 5 euro, quindi insomma costa, però è molto buono, quindi ve lo consiglio, pulisce i capelli, mi rimangono veramente puliti per tantissimi giorni, quindi promosso a pieni voti nonostante costicchia un pochino. Poi
come al solito, pacchi su pacchi su pacchi su pacchi di questi dischetti della Cotton Ever, ma li conoscete da, penso, da quando ho iniziato a fare questa tipologia di video che ve li mostro, quindi li ricomprate, mi piacciono, ok. E poi ho finito due struccanti, il solito della Garnier, l'acqua micellare tutto in uno, per pelli sensibili, non mi ci dilungo perché già sapete cosa ne penso, carina, quindi quando trovo offerte le prendo. E poi questo qua che ho provato nuovo della Sien, Eye Makeup Remover, è veramente molto molto valido, costa molto molto poco ed è anche molto molto pratico. Ridiciamo un'altra volta, molto ha praticamente questa pompetta dove si va a pressare con il coso, il dischetto, e ti rilascia una quantità giusta di prodotto, così non va sprecato. E mi piace tanto, leva anche il trucco waterproof. Ah, stavo leggendo. Ok, rimuovo infatti anche il trucco waterproof, non l'avevo letto, stavo per dirvi, ah, e non c'è neanche scritto che leva il water, il trucco resistente all'acqua, invece sì. E infatti comunque lo leva, mi piace tantissimo, e se non erro costa sui 2 euro, quindi veramente veramente ottimo come prodotto, si trova a Lidl, o almeno io lo trovo a Lidl, e sono 150 ml, quindi se vi capita di vederlo prendetelo proprio senza paura perché è veramente bellino. Ok ragazze, mi sono dimenticato tutto il resto delle cose finite di mettere da parte, quindi faccio vedere tre acquistini che ho fatto oggi da H&M. E allora, per primo vi mostro la cosa più carina del mondo. Ok, ho comprato questo cappellino invernale, sperando che faccia un po' freddo questo inverno. Oddio, da così sembra enorme, vabbè. Comunque, con questo cappellino, cioè un semplice cappellino grigio, di quelli così rigirati, cioè con la balsetta, semplicissimo. Mi sa che ho preso una taglia grossa, non so se c'erano le taglie, mi sa di no. Vabbè, comunque con questo gattino ho scritto miau, cioè che dice miau, guardate quanto è carino che spunta, cioè dai, ditemi che non è carino. L'unico è che ho fatto una pazzia perché costava 7,99, quindi 8 euro per questo, un po' uno spreco, però cioè ditemi che non è carino, oddio, vabbè, magari acconciato in un altro modo, è troppo carino, miau. Miau, 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 miau. Ok, basta, sono pazza, vediamolo. E non lo so, mi piace tantissimo, è troppo carino, mi piace un po' voi. Ditemi che non sono l'unica stupida ad averlo comprato. Poi, un altro cappello che mi ha fatto vedere una mia amica, cioè la mia mia amica, con cui ero lì con lei, insomma, a fare shopping, con la quale ero con lei. Insomma, avete capito? Oi, oi, ragazzi, stasera non ce la posso fare. Ed è questo qua, pagato 14,99. 14, no, madonna questa luce, 14,99 ed ho preso una M, ovvero una 56. In realtà ho preso a caso senza provarla, cioè provandomela così senza stare a guardare le taglie, però boh, penso mi vada bene. Ed è questo, forse devo prendere una più grande, non so come deve stare in realtà. Vabbè, male male, ora provo a portarlo, se no lo cambio. Non so se deve essere portato di lato. No, boh, penso debba essere leggermente appoggiato così. Però in questo modo sembra una strega. Dai, allora, giuro che il negozio mi stava bene. Non so adesso che gli è successo, che non mi sta molto bene, però dettagli. Vabbè, non so quanto riuscirò a sfruttarlo, però non lo so, poteva essere carino. Per il momento me lo adagio in testa perché non so più dove cavolo metterlo. E per ultimo vi faccio vedere questa borsetta che la trovo non mi piace per niente. Cioè non lo so, è veramente brutto. Cioè non lo so, non mi piace. Madonna, questa luce ragazzi. Allora, è una semplice borsettina piccina così. Questa veniva, l'ho pagata 10 euro con lo sconto. E veniva in realtà 20. Vediamo se riesco a farlo vedere. 19,99 e l'ho pagata 10 con lo sconto. E volevo farvi vedere anche la parte dello sconto, ma non lo provo più. Vabbè, comunque è questa borsetta con due scomparti, vedete, così, anche capienti, comunque bella, mi piace infatti per questo. L'unica pecca appunto a mio gusto è questa, ah eccolo, 10 euro scritto, non mi piace per niente, aggiungerei questa tracolla, quindi penso di andare a levarla e o aggiungere un'altra o lasciarla senza, proprio tenendola così a mano. Boh,
O se sono proprio abbinata, magari lascio, ma non lo so, non mi piace per niente, sinceramente. Comunque, vabbè, ragazze, come al solito riesco a fare 10 minuti di video ogni volta, anche se c'era poche cose da dire, da mostrarvi. Niente, vabbè. Fatemi sapere un pochino se questi acquistini vi sono piaciuti, vi prego, non mi bocciate il cappello col gatto, vi prego, ci sto male se me lo bocciate. Fatemi sapere se vi piace il piercing, se vi piacciono i capelli, insomma dai, lasciatemi qualche commentino, io sono contenta, mi fa piacere leggerli e sapere le vostre opinioni, anche se non vi piacciono, non mi fate problemi a dirlo, magari non proprio insultandomi, però comunque magari sì, no, a me non mi piace tanto, stavo meglio prima. Vabbè, basta ragazzi, sto parlando anche troppo stasera e vi mando un grande bacio, vi ricordo se non siete iscritti, se vi fa piacere rimanere aggiornati e seguire altri miei video, di iscrivervi mettendo... Appunto, iscriviti qua sotto, c'è un tastino rosso scritto iscriviti e lasciando un pollice in su se vi è piaciuto il video. E ovviamente, non senso, senza obbligare nessuno, se vi fa piacere fatelo, se no non mi importa. Vi mando un grosso grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!